adesso Gomez, il trenale, cross in mezzo, c'è deviazione, Maxi Lopez, la girata, il terzo gol di Maxi Lopez in questo campionato. Magari suona strano parlare di uova a Natale, ma a Catania è questo il regalo che preferiscono, i gol di Maxi Lopez o, se preferite, la gallina bionda, come lo chiamano in Argentina. 11 nelle prime 17 presenze con la maglia della squadra più argentina d'Europa, 5 invece in questa stagione, in totale fanno 22 gol. Se il 2010 per il Catania si chiude con un bilancio di 54 punti, di cui 43 ottenuti al Massimino, e una salvezza e mezza conquistata, il merito è gran parte suo. È lui il simbolo del sorriso e della rinascita, perché il Catania, solamente 12 mesi fa, con 12 punti in classifica, era ultimo e quasi condannato al ritorno in Serie B. Poi la scommessa a Mihajlovic, dopo quella persa con Azzori, che con la gallina bionda spingeva la squadra verso la salvezza e il record di punti in Serie A, 45. Per riuscirci è stato necessario sorprendere tutto e tutti, Inter compresa. Resta quella, la notte del 12 marzo, la copertina più bella di questo pazzo 2010. Parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara! Maxi Lopez al centro di tutto. È lui che segna e fa felici i tifosi, regalando il derby contro il Palermo e mettendo in mostra perle come questa. Lopez! E questo è un grandissimo gol di Maxi Lopez. Qualora dovesse esserci delle offerte importanti a giugno, l'idea nostra è che lui, come giusto che sia, faccia la sua strada e vada in una squadra importante. Vamo, vamo! Nonostante le tantissime richieste, Pulvirenti e lo Monaco resistono. In estate perdono Martinez per 12 milioni di euro, ma trattengono Maxi e ripartono da Marco Giampaolo. Non basta, il Catania mette su in 12 mesi, proprio i 12 mesi del 2010, un centro sportivo. Secondo l'amministratore delegato del Catania, il più bello d'Italia. L'idea di un centro sportivo dove si possa abbinare la vita della società, della squadra, e che possa anche essere fruibile dalla gente di Catania. Ci sono 4 campi da calcio, 2 in erba naturale e 2 in sintetico. Il Catania si sta per trasferire qui con l'obiettivo di migliorare una stagione di luci e ombre, di punti ma non sempre di spettacolo. Vince l'equilibrio in un Catania che, se con Mihajlovic giocava con 3 punte, ora scende in campo con un 4-5 Maxi Lopez. Finché la gallina farà uova così, il progetto Catania andrà avanti, magari fino in Europa.